del martirio di Famagosta, cosa di molte lacrime. Verrà a soccorso. Sperare dovete nella Repubblica nostra. Volete che la Repubblica lasci di difendere il regno sì nobile e sì caro come Cipro? Ma se non volesse dare il soccorso, non avremmo noi il signor Astorre, uomo intrepido, cavaliero coraggioso, capitano prudentissimo e generale sapientissimo. Anche se io sono Ginevra del nobile sangue dei Salviati, non sono riuscita a salvare il mio Astorre. Mi prostrai davanti al principe di Venezia, che non tenea conto del pericolo corso dai suoi fedeli servitori in Cipro. Sarei andata io, che non temea per amore del mio sposo Astorre quei mostri orribili della guerra, del mare, del turco. Sarei andata io, se mi fosse stato concesso il modo. Primariamente, Mustafa lo caricò di grandissime villanie. Ma egli non si risentiva. Poi gli fece tagliare gli orecchi. Egli non si voleva. Lo fece ignudo condurre nella piazza e vivo, vivo, con caso in mano, lo fece scorticare.